Al nono posto, Tom Slake, Horn, The Pumping Mix. All'ottavo posto, The Funk Ensemble, Spanish Harlem. Al settimo posto, Stylophonic, Baby Beatbox. Al sesto posto, Martin Solveig, Jealousy, Junior Jack Mix. Al quinto posto, Cortez Mann, Rain. Al quarto posto, Fairmont, Gazebo. Al terzo posto, Gregor Salto featuring Sax Live, Decision. Al secondo posto, Channel, My Life, AJ and Emmanuel X Mix. E in vetta alla classifica troviamo Eurythmics, Sweet Dreams 2005, Angelo Ingrosso Remix. Up.
Appuntamento alla prossima settimana con la nuova classifica musicale, sempre qui al Salotto del Conte Max. La fedeltà di un impianto Hi-Fi che non tradisce mai. In viaggio con la musica, grazie a Car System Service di Michele Monti. Centro installazione, vendita e assistenza Clarion, Pioneer, Kenwood, Alpine e Sony. A Torre del Greco, via Calastro 15. Info 081 882 48 65. I due Monelli, rosticceria e paninoteca. Tra le tantissime specialità preparate dai Monelli, non perdetevi il vero kebab. Vi aspettiamo in via Nazionale 644 a Torre del Greco. I due Monelli ti aspettano. Bentornati al Salotto del Conte Max. Ne approfitto ancora per ricordarvi la nostra linea SMS 338 74 10 935 e la nostra email che è contemax@teletorre.it. Benissimo, Nunzia, ecco, hai dato proprio le indicazioni precisissime, quindi se volete interagire da casa con il Salotto del Conte Max basta mandarci un SMS e noi leggeremo i vostri messaggi, anche le vostre email, quindi insomma chi più ne ha chi più ne mette. Dopo leggeremo anche qualche messaggio che ci è arrivato durante l'arco della settimana e ci abbiamo da salutare, io c'ho da salutare una bambina, dopo la saluto, però a questo punto io abbiamo ascoltato la musica di JKT. Martino, tu sei nato come animatore, questo gruppo è formato da chi adesso? Anche qualche animatore. Night Project, vabbè, cioè la notte è un progetto. Sì, il progetto. Il progetto è notte. Ha un doppio significato, notte progetto PR. Quindi ecco. PR progetto notte. Night Project. Cioè, quindi ha un significato che doppio. Sì. Ma è nato per passione all'inizio, di girare nei locali per divertimento. E poi pian piano abbiamo visto che con quelle persone si trovano bene a venire alle nostre serate. Il gruppo è cresciuto, i DJ sono aumentati, i speaker sono aumentati, i PR sono aumentati. E quindi il gruppo si è formato. Il gruppo da quante persone internet, è formato? Una quindicina più o meno. Da una quindicina di persone. E poi sta il sito che è tra poco, quindi. È in costruzione? Tutti. No, è già dalla settimana. È già attivo. Da lunedì, già dopo la serata di sabato, si vedranno le foto della serata di sabato, lo staff e si potrà vedere. Ma tutto. Quindi allora, è già attivo il sito? È già attivo da ieri. Ah, da ieri è attivo, quindi possiamo dare l'indirizzo di posta elettronica o magari il sito internet del tuo... Se posso, sì. Come no? dai! Allora, www.ilmegliodellanotte.it www.ilmegliodellanotte.com quindi sottolineiamo .com, ilmegliodellanotte.com. Andate a visitare il sito del nostro amico Martino S dei Night Project. Ma io so che tu stai fremendo per dire qualcosa. Dimmi tutto, Giacomo. Questo sito internet è in costruzione? Lo stai preparando? È in costruzione da un bel po' di tempo. Da un bel po' di tempo. Ma a breve ci sarà questo evento, faremo questa festa? Spero di sì. Speriamo di sì. Raffaella, dimmi. L'astrologia. È arrivato il tuo momento. Cioè, qua, non so, abbiamo sentito dietro le quinte che qualcuno già sorride. So che il segno d'acqua come il mio, per cui... Ah, quindi tu ogni settimana, la settimana scorsa c'era Antonio Basile, che praticamente è stato il tuo veggente. Sì, praticamente sì. Speriamo che quel che ha detto non sia vero. No, mi auguro di no. Ecco, per te, insomma, se poi devi... Sennò quando mi porta la cravatta poi facciamo i conti. Ecco, perché poi l'avremo sicuramente ospite nelle nostre serate. Iniziamo a parlare di questi 12 segni zodiacali, così poi vagamente un pochettino la settimana della diete. Guarda la mia mano. Io come al solito ho preparato un appuntino perché ricordare tutto a memoria non sarebbe semplice. Sì, però io dopo te li faccio leggere tutti quanti, ma così, allora, che ti ricordo. Allora, caratteri generali, i segni d'acqua sono privilegiati, per cui il mio segno, Cancro, il segno dei pesci e il segno dello scorpione. Sono i tre segni migliori della settimana, trascorreranno una bella settimana per quanto riguarda gli studi, non so se Nunzia... Sì. Sta affrontando un periodo del genere, per cui il periodo degli studi sarà ottimo, ovviamente ci sarà da impegnarsi molto. Benissimo. E per quanto riguarda il lavoro anche ci sono grosse novità e questo lo posso senz'altro dire sulla mia pelle perché sto attraversando un ottimo periodo lavorativo. E per quanto riguarda lo scorpione invece, per quanto riguarda l'amore, la settimana sarà ottima per...
I segni d'acqua proprio questa settimana. I segni d'acqua sì, sono privilegiati. Ma guarda, non c'è, ah, mio, finalmente. Esatto. Mi auguro che sei contenta? Possa realizzare. Sì. Certo, io ci credo nell'astrologia. Ah, ci credi? Mm-hmm. Vedi, c'è chi ci crede. Meno male, se no io... Meno male che ci crede. Nunzia, come? Ci credi proprio intensamente che la mattina ti svegli e leggi l'oroscopo? Sì, 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 sì. Tutte le mattine sento l'oroscopo e mi baso su quello che dice l'oroscopo. Cioè, se dice le cose cattive... Sono di malumore tutto il giorno. Allora condiziona molto questo. Raffaella, questa cosa io... Condiziona molto. Sì, sì, ma ci sono persone così? Sicuramente molte persone si avvalgono troppo di queste cose. Non vorrei spezzare una lancia a favore di coloro che invece sono un po' più distaccati. Non dovrei dirlo, però comunque non bisogna basare tutto sui segni, sugli astri, perché poi dipende anche molto dagli ascendenti, per cui questo che dico è a tratti generali, ovviamente c'è da studiare molto a fondo la persona. Quindi se ci sono persone da casa che vogliono avere un oroscopo più dettagliato, mandateci un'email o un sms, dove, Nunzia? Allora, ricordiamolo ancora una volta, perché è importante, ecco. Insomma, Raffaella, tu dai dei consulting anche tramite il nostro programma. Allora, il numero SMS è 338-74-10935, mentre per un'email contemax@teletorre.it. Bravissima, eh? Vi aspetto. Brava. Quindi, per quanto riguarda la rubrica di Raffaella, volete approfondimenti, mandateci i vostri contatti, sempre per interagire con noi. Adesso io chiedo un pochettino alle ragazze, vi voglio dire un pochettino, ma voi quanto ci credete nell'astrologia? Carmen? Non ti lasci condizionare, assolutamente. Quindi la mattina lo ascolti o non lo ascolti? È indifferente. È indifferente. Marica? Beh, anch'io non mi lascio condizionare molto dall'oroscopo, però... Ci credi? Ci credo abbastanza. Ci credi. Sì. Tu che segno sei? Scorpione. Ecco. Quindi un segno d'acqua. Ottimo. Perfetto. Anna? Io invece non ci credo. Non ci crede. Anche se quando sento qualcosa di bello ci voglio credere. Diciamo che va per la comodità. Per la convenienza, giusto Martì? Che segno sei, Anna? Ariete. Ah, ecco. Ta ta ta. Come è sottoscritto, no? Anna? Io lo leggo spesso, però non ci credo, diciamo, al 100%. Non mi baso totalmente. Quindi la non baso la mia giornata sull'oroscopo. La tua giornata tipo come dovrebbe essere? Se leggi l'oroscopo e l'oroscopo ti dice il contrario della tua giornata... La curiosità soprattutto. La curiosità? Sì. Quindi se anche ti dice delle cose belle... Anche perché certe volte cingarra, insomma, ci azzecca. Bella questa. Beh, quindi diciamo mi fa che pensare. Rispecchia la tua giornata l'oroscopo. Qualche volta, qualche volta. Martino, su come sei mentalmente nei confronti dell'astrologia? No, la curiosità di leggerlo quando capita, anche perché non è che ci sta il tempo di tutte le mattine di leggere l'oroscopo, quindi giusto così, la curiosità. La curiosità. Giacomo? Concordo con lui, pura curiosità, anche perché non credo tanto nell'oroscopo, nemmeno io. Raffaella, quanto influisce l'astrologia per quanto riguarda il mondo insomma, dello spettacolo? Ne abbiamo già parlato settimana scorsa. Però il DJ, l'organizzatore, influisce questa cosa, questa no. Sfera? Esiste o non esiste? No, esiste comunque la personalità. Magari il DJ è una persona un po' più spigliata rispetto ad altre, quindi è più facile che si trovi bene a contatto col pubblico, perché credo che loro siano d'accordo con me. C'è bisogno anche di personalità, di essere comunque molto predisposti a parlare con le persone, ad interagire con il pubblico della notte, perché poi le pubbliche relazioni ritornano e proprio bisogna avere proprio quella cosa. Essere portati, il segno non condiziona assolutamente questo tipo di lavoro. Non condiziona. Giacomo, la cosa più strana che ti è capitata all'interno di un locale mentre stai suonando, ne abbiamo parlato prima, questa è una cosa molto simpatica, una chicca. Cioè, che cosa ti capita insomma quando tu stai suonando? Devi fare l'espressione di come ti succede insomma il sabato sera. Beh, magari stai facendo un certo stile di musica, la gente ti sta ballando e viene sempre la classica persona che viene vicino e dice: vuoi mettere un ubonghetto? È bella questa! Cioè, traduciamo per i non utenti. Allora, ecco.
Banghetto sarebbe praticamente il sinonimo, diciamo, della percussione del famoso stile musicale Tribal House. Tribal House. Allora, volgarmente chiamato il bonghetto, perché appunto c'è questo strumento in questo stile musicale. Ecco, magari è stata soltanto questa la cosa che ti ha fatto sorridere di più, o magari c'è stato anche qualche altro personaggio che sempre inerente al tuo momento musicale arriva lì e ti dice qualcosa. Certo, magari stai facendo appunto un stile di musica house, vengono vicino e dico mi metti un po' d'house. Cioè, è la controproduzione totale del personaggio che non certo, conosce la musica. Certo, certo, certo. Ti faccio una domanda. Oggi come oggi, all'interno dei locali, il revival quanto conta? E adesso arriveremo pure a Raffaella, perché insomma è una mia coetanea. Io prediligo molto insomma la zona revival. Giacomo. Allora, il revival è una musica a sé, dove praticamente da lì è nata tutta la musica attuale. Diciamo che anche la musica attuale, ci sono molti rifacimenti in giro della musica passata. Quindi il revival è comunque una musica che tira per un certo stile di persone che ha vissuto in un certo periodo di vita. Magari per però io so una cosa, che sicuramente sì, piace anche ai giovani. Sì, sicuramente, però i giovani non hanno una cultura musicale differente di una persona che ha vissuto gli anni 70. Anni 70-80. 70-80, magari i giovani attuali hanno appunto, attraverso il mezzo musicale che è la radio, di ascoltare qualche pezzo, qualche canzone di rivisitata in chiave moderna. Esatto, ma non conosce magari l'origine, la data, come una persona che ha vissuto gli anni 70, gli anni 80. Raffaella. Sono d'accordo con te, io sono un'appassionata tuttora della musica anni 80 soprattutto, anche perché essendo del 73 ho vissuto più gli anni 80, ovviamente gli anni 70 li conosco un po' meno, però... Sì, una canzone in particolare che ti fa ricordare la tua adolescenza, ti viene in mente? Sì, Self Control di Raff. Self Control, 84. 1984, sì, Giacomo. Self Control. Self Control di Raff, la di ricordo. Raff. La ricordi? Anche se ero molto piccolo. Eri piccolino. Anche io, insomma. 11 anni, insomma, però mi piaceva molto. Ti piaceva Self Control? Sì, sì, sì. E invece no, è rimasta impressa una canzone sempre di Raff. Mm-hmm. Ed è Cosa resterà di questi anni 80? Anche molto bello. Cioè, era la fine degli anni 80, sì, entrava 1990. 89. Era proprio l'89 e Raff ci cantava Cosa resterà di questi anni 80. E, parlava di Gorbaciov, quindi... insomma, è stato un pezzo che mi è rimasto. Poi, per quanto riguarda la dance, insomma, ce ne sono tanti, da Gloria Gaynor, I'm a Survivor, insomma, e tanti altri. Martino, tu invece col revival che rapporto hai? Ma io comunque di musica non è che sono un grande intenditore, perché comunque organizzo la serata, poi ci sono i ragazzi che lavorano, quindi sul... Ma c'è un tipo di musica che... Sì, no, a me piace la bella musica in generale, non è che perché organizzo la serata amo solo la musica della discoteca oppure solo la musica del disco pub, amo la musica in generale. Niente più. Ho capito. Le nostre ragazze, quando vi dicono la parola revival, Anna, la prima. Anna, tu, sì. Perché sono la più vecchia. No, no, in ordine, cioè, sei la prima, in ordine cronologico, c'è Anna De Carlo, sì, no, ecco. È un tipo di musica che mi piace sicuramente. Che ti piace? C'è qualche pezzo in particolare che, insomma, ti piace? La musica degli anni 80, sicuramente. Gli anni 80? Sì. Anna De Carlo. A me viene in mente Pino Daniele. Ecco, Pino Daniele, insomma... Cioè, perché comunque sì, ogni tanto si sente, però comunque è stato un mito di degli anni passato. 80, esatto. Comunque. Però, insomma, propone sempre della bella musica. Marika? Beh, sinceramente... Tu sei piccolina, quindi, insomma, sì, se ti dicono revival, cioè stasera andiamo in questo locale, c'è la musica revival, tu che espressione fai? Beh, accetto sicuramente. Accetti. Vai a fiducia uscire, degli amici. Accetto, si sta tranquilli. Si sta tranquilli, insomma, si accetta quello che viene proposto. Carmen, revival, la parola revival. Che cos'è secondo te? Quando dicono stasera c'è musica revival. Sicuramente accetto, perché è la musica che ascolta mio padre. Ah, quindi ecco, anche il papà ascolta musica revival, insomma, un tipo di musica che piace, insomma, ad un popolo adulto e piace anche ai più giovani. A questo punto, Raffaella, è arrivato il tuo momento. Ecco, allora ho preparato l'oroscopo per la settimana a venire. Per quanto riguarda l'Ariete, sempre il mio amico Max,
Non esitare a chiedere consiglio ad una persona senza dubbio più esperta di te nel settore che ti interessa. Il settore lavorativo è sicuramente al top. Continua con la stessa energia. Salute al Massimo. Massimo, Max. Toro. Non fai altro che pensare ad una persona che ormai devi dimenticare, perché fa parte del passato. Sii coerente. Attenzione ai mal di schiena. Gemelli. Una persona ti cercherà e la cosa non potrà farti che piacere, scusate. Arriva il momento di chiarire. Datti una mossa. Cancro. Per quanto riguarda il cancro, vivrai momenti di sentimento col partner che ultimamente ti aveva un po' messo da parte. Dolcezza in salita. Attenzione a qualche emicrania. Per il leone, una vecchia fiamma tornerà all'attacco, ma innamorato come sei non ci farai caso più di tanto. Non dirlo al partner, creeresti gelosie. Vergine, dissapori in famiglia. Li risolverai confidandoti con una persona realmente amica, che potrebbe essere anche un parente lontano. Salute buona. Bilancia, avete iniziato l'anno corteggiatissimi come sempre e meno brontoloni del solito. Cercate di mantenere questo ritmo. Scorpione, una persona ti pensa intensamente, per quale motivo non la degni di uno sguardo? Potrebbe rivelarti, piacevoli sorprese. Sagittario, sembra che abbiate rimosso del tutto o quasi il passato, anche se siete predisposti al vittimismo eterno. Novità in vista. Capricorno, un regalo inaspettato ti farà felice e metterà di nuovo il sorriso al tuo viso un po' scuro ultimamente. Salute abbastanza buona, attenzione ai crampi. Acquario, il periodo ideale per osare, non tirarti indietro. Una persona ti pensa intensamente, copri di più la gola per evitare raucedini. Pesci, Nunzia, il lavoro richiederebbe più attenzione da parte vostra, anche se ultimamente i pensieri vanno altrove. Lo studio va bene, la settimana tuttavia procederà serenamente con qualche sorpresa. Beh, Nunzia, questo oroscopo che... Mi intriga la sorpresa. Ti intriga la sorpresa? Vediamo poi, ci aggiorneremo. Ci aggiorneremo poi, sicuramente alla prossima puntata. A questo punto io devo mandare dei saluti, d'obbligo perché sono arrivati degli sms. Devo salutare una bambina che quando mi vede per strada mi ha visto in televisione, che è bellissima. Un bacione a Maria Giovanna Sorrentino, una bambina molto molto carina. Poi ci sono arrivati degli sms che vi vado a leggere subito. Complimenti per la trasmissione da parte di Laura. Bravo Max, continua così alla grande. Un saluto per la tua trasmissione, stai andando fortissimo, continuate così. Complimenti alle modelle, complimenti alle ragazze, tutti complimenti. Vabbè ragazzi, noi insomma aspettiamo ancora tanti tanti sms. Nunzia, ricordiamo ancora una volta il numero da digitare per la linea sms. Allora, 338 74 10 935. Mentre per la linea dell'email? contemax@teletorre.it. Quindi a questo punto ragazzi, noi aspettiamo i vostri sms, le vostre email, la settimana prossima li leggeremo e speriamo che sono in tanti a cliccarci. E se volete partecipare, volete essere presenti qui con noi sulle nostre panchine, ragazzi, chiamate, il numero è sempre lo stesso. 338 74 10 935. Oppure chiamate a Teletorre 081 883 4793, vi risponde la nostra segretaria, mettetevi in contatto con noi, noi vi aspettiamo qui al salotto del Conte Max. A questo punto salutiamo e ringraziamo Martino S e Night Project, grazie, alla prossima. Jackie DDJ, grazie per la classifica, grazie per essere stato qui con noi. La nostra astrologa Raffaella Diana, grazie ancora. E un applauso alle nostre amiche che ci sono venute a trovare questa settimana. Grazie ragazze, vi aspettiamo poi. A questo punto, grazie Nunzia Di Maio, la linea alla regia e vi aspettiamo qui la settimana prossima al salotto del Conte Max. Ciao a tutti!
La fedeltà di un impianto Hi-Fi che non tradisce mai. In viaggio con la musica, grazie a Car System Service di Michele Monti. Centro installazione, vendita e assistenza Clarion, Pioneer, Kenwood, Alpine e Sony. A Torre del Greco, via Calastro 15. Info 081 882 48 65. I due Monelli, rosticceria e paninoteca. Tra le tantissime specialità preparate dai Monelli, non perdetevi il vero kebab. Vi aspettiamo in via Nazionale 644 a Torre del Greco. I due Monelli ti aspettano.